Bentrovati amici di Smaniarte, bentrovati amici appassionati di arte. Oggi, amici, siamo in collegamento con New York, siamo in collegamento con un artista internazionale importantissimo, già conosciuto sulle nostre piattaforme su Smaniarte. Lui è un artista apprezzato da tutti a livello internazionale, presente in tantissime collezioni sia private che pubbliche, dall'Asia, dalle Americhe, dall'Europa. Insomma, è molto molto conosciuto. Ma parleremo con lui dagli Stati Uniti proprio perché è in atto un progetto importante. Lui con un altro grande artista internazionale statunitense, newyorkese, un graffiti artist, esattamente parliamo di Gregory Delaba. E lui, ed è con noi, è Annu Palosuo. Dovrei dire buon pomeriggio, maestro, ma le dico buongiorno perché da lei è mattina, giusto? Buongiorno, sì, qua sono Buongiorno. appena 5 passati di mattina. Madonna. E meno male, io sono in pieno jet lag e mi sveglio a A quest'ora, senza quest'ora problemi. già è così, bene, mi fa piacere. La ringrazio perché per Smaniarte è importante, è un progetto, quello che state facendo, davvero importante tra due grandi nazioni, Stati Uniti e Finlandia. E sono lieto di poter dire che in Italia la prima comunicazione è proprio di Smaniarte, mi fa davvero tanto piacere. Allora, maestro, come mai lei gira tutto il mondo per le sue mostre, ma come mai lei è a New York? Il progetto, diciamo, è abbastanza largo perché mi hanno chiesto una mostra per questo agosto per la città di Nokia in Finlandia. Proprio viene fatto nelle fabbriche ottocentesche di Nokia, dove si facevano cellulari. Dove si facevano i cellulari? Proprio città dove aprono un nuovo centro culturale. Questa isola delle fabbriche apre uno spazio industriale, quelli proprio Enorme, spettacolari. immagino. Mi hanno chiesto fare mostra là quest'estate, ma come spazio è davvero impegnativo. Sono 800 metri quadri di sala più altri 300 di soppalco, alti 8 metri, e spazio molto molto impegnativo. Allora io ho deciso che voglio dividere questo spazio con un'altra artista, perché spazio lo permette, possiamo fare collaborazioni. E io ho conosciuto Gregory Delahaba, che è un graffitaro newyorkese, e che è già quella generazione che non lavora più sulla strada, ma che ha portato graffiti nelle tecnologie moderne, l'ha portato dentro, l'ha portato un passo più avanti. Con Gregory abbiamo lavorato a Roma con la stessa galleria, un co-gallery. E poi è nata l'idea che perché ci siamo trovati insieme nel Biennale di Dakar, in Senegal, quest'anno. Sì, vero. E là, lavorando con lui, perché è veramente una persona piacevole con cui si lavora bene, abbiamo stesse idee, abbiamo abbastanza nell'arte stesse linee, anche se lavoro completamente diverso, ci Infatti. troviamo bene. E là ho chiesto a Gregory se lui volesse partecipare a mostra. Inizialmente la mia idea era solo mettere lavori miei e lavori suoi. E subito Gregory ha detto sì. Accetto partecipare a patto che facciamo dei lavori a quattro mani. Sì, Madonna, sì, c'è cioè due stili diversi messi insieme. su stessi lavori, e mi ha invitato a lavorare con lui a New York. E in questo momento sto nel suo studio, nel Queens, un Madonna, posto, quello è proprio immagino, sogno americano. immagino, sì. E stiamo lavorando, devo dire, stiamo lavorando estremamente bene insieme. Ci troviamo Ma proprio. infatti poi proprio il connubio tra questi due stili, il suo stile un figurativo astratto e i graffiti di questo artista internazionale newyorkese, cioè messi insieme, che poi Gregory Delaba è anche artista, scrittore, curatore e produttore culturale, insomma, prende un po' Sì, l'arte a lui è uno. 360 gradi. Sì, non so da dove prende energia lui, perché io mi alzo alle 5, 5 e mezza, ma lui in quell'ora ha già fatto Già lavora. yoga, è già uscito, ha portato colazione a casa. E mi spieghi un po' il lavoro, come nasce il lavoro insieme, cioè come viene l'unione di questi due stili, come avviene? Allora, qua noi abbiamo, io sono proprio partito da Roma a New York senza nessuna idea cosa avremmo fatto. Ho proprio detto, andiamo, vediamo cosa Proviamo. troviamo. Arrivo a New York e pure Gregory è stessa situazione, ho detto non ho bene le idee, ma qualcosa facciamo insieme. Dormiamo prima notte e poi mattina vediamo. E Gregory collabora con un fotografo newyorkese, che è soprattutto fotografo di moda, che si chiama Brian Thatcher,
E con Brian loro avevano fotografato dei luoghi classici dei graffiti, proprio muri con graffiti, zone degradate, East End, East Village, ma delle cose molto particolari, foto bellissime, e hanno stampato queste foto sulla tela. Devo dire, io non ho ancora trovato in Italia nessuno che stampa con quella qualità di tela, sia proprio tela preparato come si deve, dove si può. Lui mi ha messo a disposizione queste foto stampate sulle tele. Io ho lavorato, come per dire, già che c'è proprio luogo dei graffiti, e lui l'ha negato stampando sulla tela. Okay. Non è più quel luogo all'aperto, ma l'ha riportato, ma è stato negato e portato. Io poi ho lavorato, ho fatto un lavoro molto accademico, molto classico su queste tele, provando a creare un altro spazio, provando a creare proprio stacco con lo sfondo. Un'altra dimensione, possiamo dire. Come se fosse un'altra dimensione rispetto a quella. Sì, se qualcosa che... Così che le foto funzionano come sfondo e il lavoro mio era in primo piano. Così che seconda negazione delle foto che hanno negato lo spazio dei graffiti. Io ho finito il mio lavoro e ho lasciato il lavoro a Gregory, che lavora su immagini miei con dei graffiti, con le tecniche proprio più classiche dei graffiti, sì, con dei stencil, con spray, con le cose. Così che il lavoro mio viene negato di nuovo. E così che stessa stella, sono praticamente, c'è il fotografo, sono io e c'è Gregory. Sì, infatti. E viene negato, il lavoro viene negato 3 volte e è rinato di nuovo il lavoro. Madonna, addirittura tre volte, sì. È veramente, già mettere mani sul lavoro di un altro artista è importante, potrebbe essere diverso, perché ne conosco tante che avevo conosco. è vero. Ma poi so che proprio ci siamo trovati proprio in sintonia come fare questo. Sì, magari sì, gli stili sono diversi, però il modo di intendere l'arte, di lavorare insieme, siete in sintonia. Ma so che lì negli Stati Uniti, maestro, là negli Stati Uniti è vero che le tele lì negli Stati Uniti non è che sono le classiche tele italiane, sono tele di grandi dimensioni, giusto? No, là, lui, sopra il Gregory, noi abbiamo adesso tele che sono alti 2 metri e largo 1,10 m. Per lui sono tele piccole. Sono tele piccole. Lui ha avuto a lavorare con dimensioni gigantesche. Proprio dimensione di strada. Dimensione di strada. Sì, riportare la strada sulla tela, effettivamente. Poi stava dicendo... C'era questa cosa strana. In ogni caso abbiamo trovato questa cosa dove i lavori proprio si confondono. Perché ovviamente lui come graffittaro lavora molto con i stencil. Sì. Con le... E io l'ho fatto delle figure che sono quasi delle sagome. Così che sia un po' stessa idea della sagoma, della stencil, siamo là. È anche vero che lui, da alcune immagini miei, ha creato delle sagome con cui continuo a lavorare come graffiti. Che c'è stata una bella... E proprio ho trovato che siamo partiti da nulla, non avendo idea cosa creare. Quindi tutto è partito in pochi giorni è uscita l'opera, cioè quindi tutto è partito da una foto trasferita su una tela. Poi c'è da dire che questa foto trasferita su una tela è stata fatta di alta digitalizzazione, insomma, da professionisti. Sì, e poi molto bello perché sono stampati alti 2 metri, sono quasi grandezza naturale. Non che lavori sull'immagine piccolo, che hai spazio di... Ma questi sfondi che avete scelto sono proprio street newyorkesi particolari, punti di incontri, luoghi di culto? Sì, c'è un po' di tutto. Sono alcune pareti proprio fotografate all'East End, proprio pareti con graffiti. Poi ci sono, per esempio, c'è un pavimento che ha fotografato nello studio di Mark Rothko. Che è bellissimo, proprio il pavimento schizzato di colori da Mark Rothko, che purtroppo adesso l'hanno distrutto perché il palazzo è stato venduto, hanno raso suolo lo studio di Mark Rothko. Peccato. O si sono ha fotografato di luoghi di spaccio di droga, proprio dove sono veri annunci di polizia. Sì. C'è veramente sotto passaggi, portoni... Quindi c'è l'imbarazzo di serpa a scegliere le tele.
Eh sì, perché poi anche dalla foto nasce il significato che voi artisti volete trasmettere all'osservatore, alla fine, dalla base, Sì. poi dalla sua opera e poi da effetti. Poi è bella questa negazione, queste tre negazioni su un'opera stessa. Cioè, ognuno va Sì. sull'altro per un Sì, lavoro e poi io finale. soprattutto ho lavorato molto con i miei fiori. Li Eh sì. ho fatti in bianco e nero, in monocromia, Ah, monocromia. molto sagome, molto statiche, come quasi fare un omaggio a questi luoghi, che poi nascono perché per esempio c'è una foto dove sono tutti annunci della polizia che chiude il luogo per spaccio della droga. E fuori davanti apre proprio dei discorsi molto potenti, perché sono. E poi lui ha sopra scritto con le sue sagome, con i suoi stencil, nomi di artisti morti della droga. E Ecco il entriamo messaggio. questi discorsi che nella storia dell'arte, anche parliamo impressionisti, abbiamo tutti letto di come usano le droghe, Asensio, le cose, che entriamo nella leggenda, che invece poi è una realtà bello pesante, bello difficile. Ed è stata trasportata. Ma poi queste opere, maestro, che lei sta facendo con Gregory Lee negli Stati Uniti, verranno portate in Finlandia, giusto, per questa mostra? Adesso per prima fase vengono portati in Finlandia, in questa mostra a Nokia, città di Nokia. E stiamo adesso, io devo dire che li ho fatti vedere alcune foto ai diversi direttori musei, sia in Italia che in Finlandia, anche un po' di altri paesi, sono tutti molto entusiasti di questo. E per questo stiamo provando a fare proprio un progetto che va avanti nel tempo, Oltre la mostra lavorare di perché. inaugurazione. Perché anche per un museo esporre, sì, fanno la mostra mia, mi fa piacere, facciamo un bel progetto, le cose, ma è una mostra come tanti in ogni caso, è sempre un personaggio. Invece una cosa di questo tipo, dove artisti si lavorano insieme, dove c'è un'interazione fra due lavori, diventa molto, molto più interessante. Anche per Infatti. museo, per proporre una cosa che pochi hanno fatto. Sì, quindi ci sarà questa mostra nelle ex fabbriche della Nokia lì in Finlandia, quindi proprio a Nokia. Nokia. E quando ci sarà l'inaugurazione di questa mostra, maestro? Inaugurazione 16 agosto. Ah, quindi in agosto, metà agosto, 16 agosto. Sì, metà agosto dura fino a fine settembre e Ah, chi ok. volesse venire da Helsinki è facilissimo, con treno si arriva un'ora e mezzo Ah, quindi praticamente davanti. basterebbe arrivare ad Helsinki con l'aereo e poi col treno ci si arriva tranquillamente. Poi no, che è comunque una città conosciuta, voglio dire. Una città conosciuta, accanto, proprio accanto, c'è una città molto grande chiamata Tampere, che è estremamente ricca di musei, di gallerie, Di cultura. Beh, che là si può anche passare quali giorni molto bene. bello, sarebbe veramente bello poi vedere una mostra così di due artisti internazionali che si uniscono con tele di grandi dimensioni in una città come Nokia. In un polo culturale che verrà fatto, come ha detto lei, enorme, grandissimo. Sì, Quindi. il polo in totale sono 20.000 metri quadri coperti di fabbrica. E noi abbiamo solo 800 metri quadri Ma della io. cosa. Ma vedete, c'è teatro dentro, fanno cinema, fanno spettacolo, fanno lezioni, sono studi di artisti. È Io devo una realtà molto dire ricca. molto più. Lei lavora molto anche in Italia. E in Italia ne abbiamo già parlato nell'intervista che abbiamo fatto qualche mese fa, lei si trova bene, ma anche la Finlandia la stima molto e sta facendo un sacco di mostre in Finlandia. E invece gli Stati Uniti, come si è trovato lì a New York e come si trova lì in America? Diciamo, con America, io ho lavorato tantissimo in America. Io ho avuto le mie gallerie a Seattle, a Washington, a Miami. Una parte delle mie gallerie hanno chiuso durante la pandemia. Ah, il Covid. E poi adesso io con Stati Uniti ho cambiato un po' tipo di lavoro, perché lavorare in distanza con le gallerie ovviamente dà soddisfazioni, ma poi diventa tutto molto più difficile controllare le vendite, Eh vedere sì. cosa succede, le cose. E per questo, in questo momento proprio, non so se continuo così, ma in questo momento io negli Stati Uniti sto lavorando con i mercanti. E Ah, ok, quindi mercanti direttamente. molto bravi, perché
prima di tutto io non devo controllare più le vendite perché loro comprano un blocco e ce l'hanno. E come loro hanno un blocco grande dei lavori, ovviamente un mercante bravo interessa organizzare le mostre, certo, e portare avanti per piano a profitto, parlando proprio terra-terra, sì, sì. A loro conviene perché hanno un profitto molto più alto. Certo. Le possono gestire. E per questo io in questo momento mi sto trovando molto bene con questa cosa dei mercanti. Non è detto che non ritorno con le gallerie, ma in questo momento... No, la capisco, perché effettivamente se vive in Italia o sta in Finlandia, gestire anche le gallerie in America non è facile. Cioè si dovrebbe andare molto spesso, perché comunque si parla del suo lavoro, del suo stile, della sua identità, quindi dovrebbe essere sicuro di quello che viene fatto. Effettivamente i mercanti che comprano le opere e portano, comunque è un modo per portare in giro la sua arte, anche questo. Anche i mercanti fanno questo, è vero? Sì, ma mercanti bravi, mercante bravo fa un lavoro come gallerista. Sì, alla fine solo quello. Che mercante organizza mostra pubblica. Che mostra pubblica, nel caso, viene visto molto più gente. Mercanti portano molto lavori nelle fiere. Sì, infatti sì, ma è... sì, sono d'accordo. Ritornando a questo progetto, si chiama Be Colorblind. Ma come mai? Che poi significherebbe essere daltonico, ecco. Perché questo nome? Daltonico, sì. Perché questo nome al progetto, maestro? In italiano è una parola che significa solo quello, che non vedi colori. Sì, quello significa. In inglese, invece, è una parola che apre tantissime letture. Apre tantissimi, perché essere daltonico vuol dire a livello... apre discorsi a livello culturale, a livelli razziali, a livelli sociali. Ecco. Tutto camma, perché vedere bianco e nero, forse in italiano sarebbe meglio dire vedere è vero. Bianco e nero, punto interrogativo. Ho capito adesso il concetto, sì. E in inglese è molto bello, ti apre veramente dei percorsi mentali, aperture. Italiano è molto limitativo. Quindi il nome del progetto è come se fosse una sorta di critica alla società. Che deve aprire i propri spazi, deve guardare oltre il bianco e il nero, giusto? Sì, e devo dire che questo titolo è nato in una maniera molto classica di artisti, perché la moglie della Gregory è la proprietaria del più antico pub di New York. Ah. Che adesso mi fugge il nome, devo dire, ma ha un pub che ha 170 anni e che è rimasto come era all'epoca, che è un pub veramente bello, che sta nella settima strada, molto molto bella. Abbiamo passato tutta la sera con altri artisti, proprio serata d'artisti. A mattina dopo, svegliando, dopo la serata nel bar, ammazza che bel titolo abbiamo trovato, che è uscito... Ah, guarda come nascono le cose, al tavolino di un bar, di un pub praticamente. Però è vero, guarda, è un nome... No, perché la cosa bella è lavorare con Gregory, perché lui è... Loro avendo il pub, organizzando tantissimi eventi anche del pub, poi lui un periodo ha trasformato il suo studio in una sala giochi. Lo studio di Gregory Delava, trasformato in sala giochi. C'era un periodo che lui ha gestito come sala giochi, dove la vincita non erano soldi, ma era sempre un'opera sua. Un'opera sua, e per questo lui conosce veramente questo mondo dell'arte. E non è solo come io conosco il mondo dell'arte, sono molto più limitato. Lui invece ha una visione molto ampia. Ma forse anche il suo stile lo porta ad avere questa visione ampia, perché è uno stile che ha a che fare con le street, insomma, deve avere una visione più ampia. Sì, giusto. E per questo, per esempio, adesso abbiamo fatto questo servizio fotografico, fatto sempre con questo Brian Thatcher, ma che è un fotografo di moda. In Italia facciamo servizio fotografico, viene fotografo bravo, scatta le foto, qua è fatto un trucco, come vedi nei film. Quindi rispetto all'Italia lei ha trovato anche un'organizzazione migliore, un modo di lavorare, un clima più sereno, diciamo così? Sì, quello sì, soprattutto molto più organizzato. Più organizzato. Poi, anche se poi è un mondo che consuma molto più velocemente, se non ci stai in quell'organizzazione, quelle regole, stai fuori. È bello. Che Italia poi ti permette di più, che ti dà la seconda chance, poi in America ti dà tante possibilità, è bellissimo questo, ti trasmettono tanto di quell'entusiasmo, ti tirano fuori i tuoi lati, ma vogliono risultati. Ma poi mi piace questo fatto. 10 anni che...
Lei l'abbiamo conosciuta su Smania Arte anche in un'intervista precedente. Gregory De Lava non parla italiano, amici di Smania Arte, altrimenti sarebbe stato qui con noi e poi per ovvi motivi non c'è. Però è un artista, un graffitaro, come ha definito lei. E si è sempre avuto l'idea di questi artisti che siano molto resti, molto, non lo so, poco socievoli. Non è così Gregory, giusto? Anzi, è l'opposto. No, lui è proprio opposto. Poi... Lui prima di studiare arte si è laureato in marketing a Howard. Che ha fatto proprio anche poi una gioia sentire quando lui parla di suo lavoro, come è preparato a presentare il lavoro. È proprio preparato pensando a cosa il pubblico vuole sentire, come li capiscono le cose, che io me lo sogno una preparazione così. Vabbè, lei innanzitutto le faccio i complimenti perché è un ottimo italiano. È vero che in Italia da tantissimi anni, però poi lo deve anche perché, essendo un artista internazionale, girerà il mondo, insomma, le lingue le devo conoscere, l'inglese, italiano, finlandese, insomma, per forza. Però effettivamente le fa. Poi è affascinante la sua arte, come l'ho detto già nell'altra intervista. Sono andato a vedere, già conosciuto comunque, perché Gregory De Lava è un personaggio conosciuto, un artista conosciuto, sì. E vedere anche la sua arte, all'inizio non riuscivo a pensare come potesse essere questo progetto, le dico la verità. L'unione delle sue sagome, delle sue ombre, con i graffiti, e poi invece effettivamente è risultato un lavoro, un connubio perfetto. Uno non l'avrebbe mai detto, ma poi l'opera finale, io ho avuto la fortuna di vederla una, eccezionale, davvero eccezionale. No, quello sì, e poi io ripeto, è proprio un atto. Io ho invitato Gregory in Finlandia perché, conoscendo il suo lavoro, conoscendo lui, sapendo i lavori sono completamente diversi, sì. Ma parlando con lui abbiamo stesso tipo di valori nell'arte, crediamo in stesse cose. Ho detto, ma devono funzionare insieme. Ecco, questa domanda... Che è uscito da lui è dimostrazione che proprio uno deve aprire veramente, sì, non essere daltonico nei sensi più ampi, sì. E questa domanda, sì, mi viene spontaneo farla. Lei, come con la sua arte, è conosciuta in tutto il mondo ed è apprezzata in tutto il mondo. Secondo lei, portare l'arte di Gregory De Lava, una non è proprio una street artist, è un graffiti artist, ma portarla in Finlandia, la Finlandia riconosce questo stile, questo tipo di arte? Perché anche in Italia ci sarebbe un po' più di difficoltà, devo dire. In Finlandia sì, perché adesso noi purtroppo, non lo so, non so se purtroppo o no, noi abbiamo un ex ministro di cultura che è stato arrestato perché faceva dei graffiti per la scuola. Ah, proprio allora se... Che è un graffittaro. E devo dire che i graffiti sono pure belli, non sono quei schizzi con cui sporcano. Ma è il ministro che è stato arrestato perché sporca uno... dipinge sulla proprietà pubblica. In Finlandia questo ci sono concorsi pubblici anche per graffiti. Ah, ecco, quindi apprezzato come arte in Finlandia. Sì, in questo è più, c'è nel sindacato degli artisti, che già un sindacato che in Italia non esiste. Infatti. In Finlandia c'è il sindacato degli artisti, c'è proprio la sezione di, non di street art, ma di graffiti. Graffiti. Perché street art di nuovo limita il lavoro all'esterno. Sì. Invece graffiti è una cosa che viene fatto sul muro, e questo per dire quanto l'idea di Gregory è avanti, anni luce da noi. Se lavora sui muri, proprio fisicamente, queste basi fotografiche vengono stampate direttamente sul muro. Madonna. C'è proprio uno stampante gigantesco che stampa sul muro. Come su carta, invece stampa direttamente sul muro. Mamma mia, è certo un'altra tecnologia. Non aveva mai sentito parlare, ovviamente lui lo affitta con il noleggio, ma per dire che ha portato questa cosa dei graffiti veramente nelle tecnologie di oggi. Sì, l'idea è quella che conta, l'idea che ha avuto, e poi sì, esportare l'arte di strada, i graffiti su una tela, e in questo modo renderla usufruibile per tutti. Perché è ovvio che poi se un'opera d'arte su un muro è lì, non la possiamo vedere, però riportarla su una tela, con la sua opera sua, con l'opera del maestro Palo Suo, poi con l'opera ancora della Abba sopra, cioè, e poi portarla in giro, è arte per tutti, ecco, diciamo così. Sì, no, questo sì. E poi per dire, adesso lui stava studiando molto intelligenza artificiale,
Perché noi in Italia siamo ancora, e in Europa in generale, stiamo parlando che diritto all'intelligenza artificiale si può usare contro. In America, nel Metropolitan Museum, c'era una mostra di moda spettacolare dove hanno lavorato molto con l'intelligenza artificiale. E hanno creato delle cose non solo come tecnica, ma solo che c'era una ragione perché è stato usato. Che in questa mentalità, se è una tecnica nuova, prendiamolo, andiamo avanti con quello e sì, vediamo se funziona. È molto più innovativa l'America, indubbiamente. Noi siamo molto più legati ai classici, al percorso classico, agli storici, e l'America è molto più innovativa. Sì. Poi non so qual è il lato migliore, la risposta giusta. Bisognerebbe trovare un punto di incontro, diciamo così. Sì. Va bene, maestro Paluto, io la ringrazio, è stato davvero gentile, la ringrazio per essersi svegliato presto per poter avere questa intervista con lei. È stato davvero gentile. Allora, amici di Smani Arte, la mostra sarà il 16 agosto a Nokia, nel ex stabilimento Le Fabbriche di Nokia, che adesso è diventato un polo culturale molto importante, in Finlandia. Chi riesce, come ha detto il maestro, è facile arrivare in aereo a Helsinki e poi spostarsi col treno lì. Io vi direi, amici, se veramente amate l'arte e la cultura e potete, perché giustamente bisogna anche potere, andateci, perché sarà una mostra di due grandi artisti internazionali insieme che hanno unito due stili diversi in un unico stile. Maestro, la ringrazio e la saluto, è stato davvero gentile. Grazie a voi, a presto. A presto. Amici di Smani Arte, saluto anche voi, vi ringrazio e ci rivedremo in una prossima puntata. Vi auguro qui in Italia un buon pomeriggio e una buona serata. Arrivederci. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job.